c'è l'impresa che propone arredi ospedalieri dove tecnologia, sostenibilità e innovazione sono coordinate essenziali nella progettazione e nella produzione. Stiamo creando una nuova tipologia di letto con un sistema che permette un monitoraggio e una condivisione dei dati per poter avere accesso a maggiori informazioni in un tempo più veloce e per permettere un migliore monitoraggio delle condizioni del paziente durante il periodo di cura. E c'è chi, partendo da un laboratorio familiare, ha sviluppato un'azienda specializzata in calzature su misura per ambienti medici. Siamo sempre molto umili quando cominciamo a lavorare, per cui il primo passo è proprio quello di conoscere, di avere informazioni per capire cosa può servire a un eventuale cliente estero. Due esempi di imprenditori protagonisti di un evento targato Venice Promex, la borsa del biomedicale, l'area industriale, cioè delle tecnologie e dei prodotti per l'ambito sanitario, ma che non sono farmaci. Un mercato che in Italia vale circa 20 miliardi di euro tra export e mercato interno e che in Veneto trova terreno fertile grazie alla capacità di evoluzione della sua impresa. Noi dobbiamo in buona sostanza far sì che le eccellenze produttive che abbiamo nel Veneto, perché esistono, si contaminino con una eccellenza di sistema, e questo è il lavoro che stiamo cercando di fare, naturalmente non da soli ma assieme a tutti gli altri protagonisti dell'economia veneta. Eccoli a confronto gli imprenditori, ospiti alle Village di Crédit Agricole, realtà che negli spazi di Piazza Zanellato sostiene la crescita delle start-up e l'innovazione per le imprese del territorio. Questo proprio è il cuore, che è la Plus, perché la Plus è proprio il luogo dove deve avvenire la contaminazione, l'incontro, interlocutori e attori di questo del mondo del biomedicale a contatto poi con tutte le nostre start-up e tutto il mondo che rappresenta il Village. Per il biomedicale oggi il quadro è quello di un tessuto industriale molto eterogeneo, innovativo e specializzato, dove le piccole aziende convivono con i grandi gruppi. Essere piccoli, essere agili, qualche volta conta di più che piuttosto essere strutturati ed essere grandi. Questa età di nascita, di consolidamento delle imprese del Veneto, sicuramente è un qualche cosa che ci può portare anche a superare alcuni distretti che sono più blasonati, perché sono lì da molto più tempo, ma per questo magari non sono capaci di fare innovazione veloce come la sappiamo fare noi. Naturalmente un cittadino in salute è un cittadino che costa meno alla comunità, ecco perché la politica dovrebbe assolutamente investire in iniziative di questo tipo. E chiaramente la possibilità di colloquiare direttamente con il ricercatore da parte dell'imprenditore può dare alto sviluppo di iniziative che altrimenti sarebbero molto più rallentate. Sviluppo del settore biomedicale significa sviluppo di un'occupazione specializzata e crescita dell'economia. Il Veneto la fa già da padrone nell'export con oltre il 30% nazionale, ma i margini di crescita rimangono alti.